Modena, pensi che avrà motivazioni particolari? Intanto, quando sono venuto, penso che Marconia ha fatto benissimo il girone d'andata, fa parte di noi allenatori, insomma. Non è detto che uno non è bravo, può darsi che uno ha avuto delle difficoltà, è ovvio che ora lui ha diciamo una Ferrari, no? Ferrari, una buona squadra, una squadra competitiva dove secondo me sta facendo bene, è giovane, farà esperienza. È ovvio che domani verrà caricato come lo sono io, quello è fuori dubbio. Quando lei dice che appunto Catania è una Ferrari, si riferisce al fatto che comunque Catania ha rivoluzionato la squadra con ben 8 acquisti, quindi si è Sì. molto rafforzata rispetto al Modena, magari. No, adesso non tocchiamo il Modena, ti voglio bene. Guardiamo la realtà, loro si sono rinforzati, ma noi sono convinto che il lavoro paga e sono convinto che non sono per niente da. Non so quanti anni che faccio allenatore, sono convinto che la Serie B, i soliti, delle volte i nomi non è che pagano tanto, è chiaro che loro hanno fatto degli acquisti importanti, ma sono convinto che anche noi abbiamo preso due ragazzi che secondo me ci possono dare una grande mano domani. Al di là di chi scenderà in campo, penso che loro ormai non hanno più in testa niente, il mercato è finito, non arriva più nessuno, siamo solo noi. Ognuno di noi deve dare qualcosa in più. Posso chiedere una curiosità? Le condizioni climatiche possono condizionare le tue scelte di formazione in qualche modo? No, no, credo di no. È il campo che mi preoccupa, è solo il campo. Però sono convinto che domani lavoreranno, cercheranno di far bene, insomma. Non voglio. È una partita dove dobbiamo giocare con la testa, sapendo benissimo che. E anche il campo ci può condizionare.